nuove risorse per riordino e assunzioni, ritardi assegni di funzione, FSP scrive al Ministro dell'Economia, FSP protagonista, Venice Marathon e Caffè Letterario. Cari amiche e amici, benvenuti e bentornati, grazie per aver scelto ancora una volta l'informazione sindacale di FSP News, che si apre oggi parlando di un passaggio importantissimo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre dei primi correttivi a riordino delle carriere, una legge nata male con risorse insufficienti che dovevano essere sanate entro quest'anno, ma è stato letteralmente impossibile. Ma il governo, il cui impegno è quello di portare a casa una legge buona per tutte le forze di polizia, ha esteso con una delega ulteriore inserita come emendamento all'interno del decreto legge sicurezza la possibilità di intervenire fino al 30 settembre del 2019. Ci auguriamo quindi che non solo i tempi consentano un'analisi approfondita di quelle discrasie che FSP Polizia continua a denunciare su diversi ruoli in diverse situazioni, soprattutto della stagnante attività concorsuale interna, ma soprattutto che le risorse diventino eque per tutti. E questo è l'impegno che l'FSP Polizia ha condensato anche nei comunicati stampa ripresi delle maggiori agenzie nazionali che trovate sul nostro sito internet. Nelle battaglie sindacali serve certamente la determinazione, l'FSP Polizia sta dimostrando di averne da vendere e magari anche altri si unissero per cercare una soluzione per tutti i colleghi che attendono da gennaio dell'anno scorso l'aggiornamento dell'assegno di funzioni, i famosi 17, 27, 32 anni, e l'ultima risposta che è giunta proprio a FSP dopo l'ennesimo intervento che cercava una soluzione è quantomeno e francamente inaccettabile. Parliamo dell'ennesimo problema tecnico di NoiPA, e allora la segreteria nazionale di FSP ha scritto direttamente ai responsabili del Ministero dell'Economia e delle Finanze per conoscere come mai solo la Polizia di Stato si trova in questa situazione. Persino gli aggregati dall'ex Corpo Forestale dello Stato hanno avuto l'aggiornamento di questa voce stipendiale, ma i poliziotti no. Il testo completo della nota sul nostro sito internet e sui nostri social. Un successo di visibilità e partecipazione, quella dell'FSP, che capitanata dal proprio vicepresidente Franco Maccari, ha aperto la Venice Marathon 2018 con un lungo striscione che copriva tutta la partenza di una delle maratone più famose del mondo, terminata poi in Riva Sette Martin mentre l'acqua alta stava crescendo, uno spettacolo realmente indimenticabile. Tutte le immagini, come quelle che vedete alle mie spalle, sono disponibili nella sezione media del sito internet. Ed è un'edizione speciale questa di Connessione con il Territorio, perché sentirete un amico della FSP, Tony Capuozzo, che ha presentato la scorsa settimana a Padova il proprio ultimo libro, ma soprattutto è rimasto tutta la giornata con i poliziotti dell'FSP, e quindi il nostro segretario regionale del Veneto, Maurizio Ferrara, gli ha posto alcune domande che ora sentiamo assieme. Domande che provengono dal nostro ufficio comunicazione. Noi sappiamo che la sicurezza è un bene primario, che naturalmente di cui ciascuno di noi ha bisogno. Possiamo dire che ogni euro investito in equipaggiamenti in sicurezza è un euro speso per la tranquillità delle persone? No, possiamo dire che ogni euro speso in equipaggiamento, in formazione, in dotazione diventano 2 euro, perché a quello devi aggiungere il fattore umano, le persone che usano quell'equipaggiamento, le persone che possono contare su mezzi, veicoli, un apparato a passo con i tempi. E oggi la tecnologia è estremamente importante, non solo di qualità degli scarponi, o si tratta di essere dotati di strumenti. Sono soldi ben investiti, non solo per il benessere di chi per professione è devoto a un bene pubblico e collettivo qual è la sicurezza, ma sono soldi ben investiti anche per il futuro di tutti noi. Una società incerta e insicura è una società che inevitabilmente diventa nervosa, diventa timida
la sua forza imprenditoriale, cioè è una società più debole, non solo più insicura, diventa anche più debole. E un'altra cosa volevo chiedere a Tony Da Corsa. Diciamo che è una domanda un po' insolita da rivolgere a un giornalista, ma mi chiedo come vede la quotidiana scarcerazione di persone fatte oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle forze di polizia e come dire, il proliferare di una profusione di, in qualche modo, di energie che poi purtroppo si rivelano inutili, considerato quali sono i risultati quotidiani sul fronte delle condanne e delle conseguenti sanzioni da parte dello Stato. Lo vedo ovviamente per il poliziotto, per l'uomo delle forze dell'ordine, è una fatica di Sisifo, cioè qualcuno disfa quello che tu hai fatto e sei condannato a ricominciare ogni volta con la frustrazione inevitabile che ne viene. Credo che sia figlio non solo di una lettura del reato spesso ipergarantista, spesso più da assistenti sociali che non da persecutori del crimine, perché ovviamente la pena ha qualcosa che ha a che vedere anche con l'esemplarità. No? Se io vedo che delinquere non comporta alcun rischio, è un incitamento, E credo soprattutto che deprima l'opinione pubblica, perché sembra quasi che siano depenalizzati di fatto alcuni reati. E va detto che spesso sono i reati di cui soffre la povera gente. Ci sono alcuni reati, grossi reati finanziari, che sono dei veri attentati alla vita del paese, ma normalmente non sono quelli che rendono insicuro un condominio, un caseggiato, un cortile di periferia. È la presenza dello spacciatore, è la presenza del piccolo furto, che se li metti uno accanto all'altro possono non fare delle cifre iperboliche, però rovinano la vita quotidiana soprattutto delle persone più fragili, gli anziani, le donne, i minori. Un caro saluto a FSP News, trattandosi di news posso dire anche un caro saluto a tutti voi colleghi. Il tavolo tecnico che si è svolto tra il sottosegretario all'interno l'onorevole Molteni, che partecipa personalmente agli incontri, il vice capo della Polizia Savina, le organizzazioni sindacali, vede il dispiegamento di un nuovo modello organizzativo per le questure e per i commissariati, per quest'ultimi soprattutto per quanto riguarda le dotazioni organiche. Trovate ogni dettaglio nei comunicati sul nostro sito internet e sui social, ma quello che ci preme sottolineare è la necessità di aderire in maniera concreta soprattutto a quelle che sono le risorse umane, ovvero sia di dare contezza dei numeri che vengono proposti, che sono realmente importanti sia per le questure che per i commissariati. Al DFSP Polizia ha chiesto anche che l'ufficio sanitario dipenda direttamente dalla Direzione Centrale di Sanità. Come dicevo, i testi completi sul nostro sito internet. Si è parlato ultimamente degli effetti del cambio tra ora legale e l'ora solare. Beh, evidentemente in alcuni uffici questi effetti si fanno sentire in maniera particolarmente pesante, perché stanno rifiutando di corrispondere l'ora di straordinario ai colleghi che l'hanno effettivamente svolta nella notte fra il sabato e la domenica scorsi, durante appunto il cambio tra l'ora legale e l'ora solare. Quindi le segreterie nazionali di FSP Polizia e Sello Scudo sono intervenute presso l'ufficio rapporti sindacali proprio per dirimere questa questione, e che non dovrebbe peraltro nemmeno essere particolarmente nuova. Il testo completo della nota sul nostro sito internet. Ai migliori auguri di FSP Polizia e gli allievi agenti del 204° corso, che iniziano l'8 novembre per terminare la fase residenziale il prossimo 7 luglio 2019, divisi in 4 scuole su tutto il territorio nazionale, affronteranno poi 4 mesi di applicazione pratica nei reparti di destinazione per concludere definitivamente il corso proprio il giorno 7 novembre del 2019. Allora, la puntura. Dai, non te la fa più, dai. Non te la faccio più, dai, basta. Sì. Basta. Sì, qua adesso.
La puntura. E prima di chiudere anche questa settimana, è doveroso il ringraziamento all'ufficio media e comunicazione che ha curato la parte tecnica e il montaggio dei video, ma soprattutto a voi per gli ascolti e per aver scelto ancora una volta l'informazione sindacale di FSP. Buona settimana a tutti.